Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale di cucina. Mi presento, sono Silvia Sbaffi. Oggi insieme andremo a preparare un piatto dai sapori decisi, economico. Tant'è che era considerato il piatto dei poveri, realizzato con pochi e semplici ingredienti, ma che mixati insieme creano un'esplosione di gusto incredibile. Sto parlando di spaghetti con capperi, alici e mollica. Una pietanza adatta sì per tutti i giorni, ma ideale anche se si ha ospite a pranzo, a cena e poco tempo a disposizione. Andiamo a vedere cosa ci servirà per due persone. 200 g di spaghetti, 3 cucchiai di pangrattato, 6 filetti di alici, un cucchiaino di capperi, mezza cipolla, 2 spicchi d'aglio, prezzemolo, peperoncino, sale e olio. Possiamo già mettere sull'acqua per la pasta e il condimento sarà molto veloce da realizzare. Occupiamoci ora del soffritto. Partiamo con le alici, io già le ho sgocciolate, le vado a dividere in due. Oltre ad essere ricche di proprietà nutritive, si prestano anche a diversi tipi di preparazioni. Frito i capperi. I capperi vanno dissalati. Potete o immergerli in acqua pulita fresca per un'ora e poi cambiarli spesso l'acqua, oppure se avete fretta come me, potete metterli con un po' di aceto di vino bianco 5 minuti. Conditi con un filo d'olio, saranno così pronti per essere consumati. Passiamo ora al prezzemolo, una delle erbe più aromatiche utilizzate nella cucina italiana. Lo vado a tritare finamente. Io lo utilizzo veramente spesso nella preparazione dei miei piatti perché mi aiuta ad insaporirli grazie alla sua forte ma non invadente aromaticità. Lo mettiamo per ora in una ciotolina. Infine vado a tagliare la cipolla. Il sugo possiamo dire che è pronto, possiamo spostarci ai fornelli. Vado con una dose generosa di olio che faccio scaldare a fuoco dolce. Unisco poi 2 spicchi d'aglio e la cipolla, lasciandoli appassire. Posso mettere alici e capperi. Abbassiamo la fiammella e lasciamo stufare. Se vedete che si asciuga, inserite un pochino di acqua calda della pasta, che ci aiuterà sicuramente ad ammorbidire il condimento. Inserisco il peperoncino, che renderà il piatto ancora più appetitoso. Qui ognuno si regola a seconda dei propri gusti e continuo la cottura per altri 2-3 minuti. Guardate come i filetti di alici si stanno sciogliendo, è proprio questa che ci aiuterà a creare quella cremina dal sapore irresistibile. Nel frattempo tostiamo il pangrattato, mi servo di una padellina, metto un filo d'olio e aggiungo. Lo facciamo dorare, è proprio grazie al pangrattato che il piatto finale acquisirà quella nota di croccantezza e inoltre mi aiuterà meglio a trattenere il condimento. Ora che vediamo che si sta scurendo posso spegnere, lo mettiamo da parte in una ciotolina. L'acqua bolle e vado a mettere i spaghetti. Dato che ci sono mi prendo un pochino di acqua di cottura che mi servirà tra poco. Lavo la pasta 2 minuti prima della sua cottura, per poi andarla così a condire con il sugo direttamente in padella. Aggiungiamo subito l'acqua di cottura, poco alla volta, perché facciamo sempre in tempo a metterla. Aiuta a renderla più cremosa, che poi è quello che desideriamo. Aggiungiamo un po' di pangrattato, non tutto, e del prezzemolo, che mi colora e profuma il piatto finale. Amalgamiamo per un paio di minuti, in modo che tutti gli ingredienti si legano tra di loro. Non c'è più il liquido ma solo una bella cremina. Siamo pronti per impiattare. Per questa ricetta esistono molte varianti, io oggi vi ho suggerito la mia. Aggiungiamo l'altra parte di pangrattato e un filino di olio. La pasta va servita calda, io vado ad assaggiare. Provateci anche voi e fatemi sapere come vi siete trovati. Se ancora non l'avete fatto e volete rimanere aggiornati sui miei prossimi piatti, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi e buon appetito!